Questo programma è offerto da Amadori, Azienda Agraria Fiore, Cantine La Manna, Cordisco, Ferrarini, Fiscante, Panificio Castelnuovo Monterotaro, Caffè Kimbo, Tonno Mare Blu, Formaggio Trenta, Orto di Levante, Rovagnati. Pago tutto, pago sempre, ma poi penso che non ricevo mai. Che nessuno se ne accorga mai. Tutto gratis, senza pagare nessuno mai. Tutto gratis, martedì a tutti. Devo dire che questa settimana sarà davvero tosta da affrontare, soprattutto perché ormai, diciamo, la Santa Pasqua è passata, Pasquetta anche, quindi ci siamo divertiti. Presto si avvicina il 25 aprile, poi il primo maggio, quindi poi si avvicina l'estate e ci divertiremo. E che dovrebbero fare? Pasqua, Pasquetta, Pasquettarella, Pasquettinina, Pasquettellinella, Pasquina, cioè fate una settimana. Oh. Ma poi dopo la settimana comunque noi avremmo bisogno di altri giorni per recuperare. Sì, quindi... è vero, però avete fatto la settimana della passione, fate la settimana della simpatia, cioè no. Inventatevi qualcos'altro. Perché noi non vogliamo lavorare. Oh, è vero. No, però devo dire che dopo Pasquetta ricominciare, riprendere il ritmo è davvero top. È vero, è tosta, però è bello perché guarda che espressione allegra oggi, guardate, bianca, nera, pure l'orecchino emo. La croce, è una croce. Dark, celtica, una croce celtica. Sì, è una croce proprio in onore di questa resurrezione che spero porti con sé tante novità. Oh, speriamo, anche la resurrezione porta... novità. Oh, che avete fatto a Pasquetta? Ditecelo adesso che ci chiamerete, perché ci chiamerete allo 0881 33 0035. E se ci chiamate potete vincere dalle 15:30 in poi, partecipando al nostro quiz, ben 3 confezioni da 1 litro di Buon per te bevanda di soia e riso. Una bevanda ottima soprattutto come sostitutivo del latte per chi magari soffre di intolleranze, ma anche per chi magari preferisce un gusto diverso per una colazione salutare. Vediamo che ci sta. Allora, soia e riso, soia e orzo malto, soia naturale, soia e agave e riso e basta. Ah, soia e agave mi interessa. Adesso una cosa devo dire. Buonissima. Secondo me sì, anche secondo me deve essere ottimo. Poi leggero. Di quelle cose che comunque a prima mattina non ti restano sullo stomaco. Non ti restano, non fanno la mappazza. Esatto. Come si dice. Come la zuppetta di latte. La zuppetta di latte. Allora, oggi parliamo di fotografia. Di fotografia, e lo facciamo con un signor fotografo, anche se è un fotoamatore. Lo diciamo, quando vedrete le sue fotografie rimarrete abbacinati, si può dire così? Abbacinati. Perché sono foto bellissime, soprattutto... la fotografia non è bella soltanto quando la si scatta e basta, hanno un contesto che le rende ancor più belle. Stiamo parlando di Sirio Taddei, che salutiamo, benvenuto. Grazie per avermi invitato. Una bella presentazione? Certo. E siamo contenti. Allora, ora vedremo, facciamo così, facciamolo presentare direttamente Sirio Taddei. Allora, Sirio, abbiamo detto che sei un fotoamatore, sì. Perché in realtà non sei un professionista, però posso dire, fai degli scatti da professionista. Grazie per il complimento.
Io ritengo che i miei sono dei semplici scatti, riesco anche così nel mio piccolo a catturare l'immagine attraverso l'obiettivo e con la macchinetta fotografica, ma nello stesso tempo vedo anche che attraverso le mie immagini parecchi si innamorano perché sono immagini semplici. Sono semplici, però sono molto reali, belle. Sono molto realistiche. È vero, e soprattutto, correggimi se sbaglio, non sono artefatte, nel senso che lo scatto, punto. Sì, non utilizzo nessun artificio, anche perché mi piace durante lo scatto, quando comincio a scattare, anche o prima dialogare con il soggetto fotografico. Tant'è vero, alcuni di loro sono riuscito ad avere un rapporto quasi familiare, ormai... C'è un paese, lo sento a fottore, che sono di casa. Ah, ecco, che si presta tra l'altro moltissimo, anche perché è un paese bellissimo, il paese dei mulini ad acqua, del miele, del tartufo, insomma, è un paese molto bello. Ma sei originario di Roseto? No, io veramente sono originario svizzero, da padre fiorentino e da madre foggiana. Ah, ecco. E di Roseto ormai sono, mi considero cittadino, perché sono ormai 35 anni che lo frequento come paese e grazie alla gente di Roseto sono riuscito a realizzare delle belle fotografie. La maggior parte del mio patrimonio fotografico viene proprio da Roseto. Ecco, però scusami, stai dicendo qualcosa? Meraviglioso. Ma meraviglioso, però ecco, le tue fotografie che poi stiamo inquadrando, anche se sono scattate a Roseto, in realtà non sono dei paesaggi veri e propri, cioè potrebbero essere state scattate in qualunque paese dei Monti Dauni, in qualunque paese della nostra capitanata. Possiamo anche andare oltre i confini, non è detto che assolutamente, ci fermiamo. È vero. Allora, io ritengo che la civiltà contadina non ha confini. Giusto. Primo. Secondo, quello che stai dicendo tu è vero, perché ogni volta che faccio una mostra fotografica, prima mettevo delle piccole didascalie. Ora non li metto più perché la gente, basta osservare l'uccisione del maiale oppure della gallina, cominciano a raccontare e ogni fotografia, non ti dico che stanno dai 10 o 15 minuti solamente per ricordare i momenti belli che hanno vissuto, oppure anche davanti al cammino. Certo, anche perché noi siamo tutti figli di una civiltà contadina. Certo. Quindi... Io sono nata in campagna. Tu sei anche nata in campagna, sì. Penso un po'. Oh, guardate questa immagine, per esempio, che è di una bellezza unica, raccontacela un po'. È la prima domenica di maggio quando Roseto festeggia la Madonna dell'Incoronata. È usanza far vestire i bambini come gli ex voto, e in questo caso da Fatticello, da Sant'Antonio da Padova, e stavo vicino alla chiesa in attesa che usciva la processione, ho visto questa immagine, stavo cambiando, e in quel momento stavo anche cambiando l'obiettivo, prima avevo l'ottica intercambiabile, non come adesso con i vari zoom, uso zoom adesso come certo. Obiettivi principali, così evito di perdere momenti migliori. Giusto. Le fotografie sono... questo è un altro bellissimo. Questi sono momenti normalissimi. E qui, sempre Roseto, la festa di San Filippo Neri, ogni anno dal balcone del Santo gettano fette di pane, cipolle, fave. Questo bambino ora tiene una famiglia, e venerdì scorso sono stato a Roseto per il Venerdì Santo, mi ha chiesto di fare qualche bella fotografia ai figli. Ecco, tra l'altro devo dire una cosa che è abbastanza impressionante. Questo bambino con il pane in mano ricorda in maniera impressionante, riusciamo a inquadrarlo di nuovo? Ecco, ricorda, no, quello, il bambino di prima, eccolo qua, Pablito Calvo, che era... l'attore di Marcellino Pane e Vino. Ah, se guardate, è identico. Sì. Allora, è vero, faccio è vero. Una piccola confessione. Questa fotografia, oddio, tutte le fotografie mi piacciono. Certo. Questo in modo particolare perché non solo mi ricorda Marcellino Pane e Vino, ah, ecco. Ma io giorno 26 aprile si festeggerà Marcellino Pane e Vino e anche sì. San Guglielmo Pellegrino. È il mio compleanno, allora me la tengo molto quindi, insomma, cade a pennello. Non ci eravamo messi d'accordo. Diciamo che è stato un bel regalo. Sì, sì. Certo, è una foto veramente colpisce. Ma poi questo è dell'87, 26 maggio dell'87. Ah, ecco, ma quindi adesso insomma sarà grande. Sì, come diceva, tiene la famiglia. Tiene due maschietti e una femminuccia. Bellissimo. Ed è lui di Roseto, quindi, sì, di San Filippo Neri. Sì, è il patrono di Roseto Vaffattore. Bella, bellissima questa cosa. Noi continueremo ovviamente a vedere le nostre fotografie, a parlare con Silvio Taddei e a farci spiegare un pochino che cosa significa
fare una fotografia, scattare è bruttissimo come termine, secondo me, perché la fotografia è una creazione, creare, quindi creare ecco, crearla la fotografia. Però che cosa avete fatto a Pasqua e Pasquetta? Vediamo che cosa hanno fatto questi nostri amici. Mia bella Madonnina. Arriviamo sempre all'ultimo giorno e non sappiamo mai cosa fare. Quindi ragazzi del sud come si organizza? Ma dove si potrebbe andare a Pasqua? Un bel viaggetto. Oh ragazzi, ma vogliamo organizzare sta Pasqua? E non è possibile che tutti gli anni sembra la stessa storia. Infatti tutti i tipi del sud non avete organizzato niente. Io almeno una cosetta l'ho fatta. Oh ragazzi, guarda che a Pasqua manca 3 giorni. Ricky, stiamo organizzando Pasqua 2018. Quello di quest'anno l'abbiamo fatto già a dicembre. 3 giorni prima di Pasqua mamma ci ha messo la tavola. Che faccio, non ho organizzato niente. Ma come fate a sapere già dove andare? Tutte le Pasque portano giù. Però c'è anche il proverbio: Natale con i tuoi, Pasqua con i tuoi. Giù. Che bello il giovedì santo, non c'è niente da fare. Oggi mi metto qui, non mi alzo più. Ah, un po' di riposo. Oggi mi metto qua e non mi alzo più. Ma che non ti alzi più, non ti alzi più? Pasqua, guarda che oggi non è proprio giornata. Devo fare ancora 20 pastiglie. I cugini, i parenti, i pronipoti, no, no. Ho voluto pure cucinare all'America. Ho pensato già mettere l'ananas. Fa una bella cosa, mamma. Tuovo te mangi. Torna quando ho finito di cucinare. E quando, mamma? Domani mattina. Pasqua è stata corta. Non tocca i pastieri almeno fine sabato santo. Per devozione. E per mattarella. Stasera a Cinefono mi danno l'integrale del Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Sono 6 ore, però bellissimo, eh. Che facciamo, andiamo? Tanto se no che facciamo il venerdì di Pasqua? Perché mi hai abbandonato? Perché mi hai abbandonato? Aglio, ma perché mi avete abbandonato? Oh, e dai, andiamo per il buffet, rinfreschiamo e ricominciamo, tanto che cambia. Ho capito, ma almeno slegatemi. Ma chi è che mi ha fatto doppio? È stato tu, eh? Scariota. Pronto Pasqui, scusi, ti chiamo a quest'ora, volevo farti gli auguri di buona Pasqua. Sono 2:30, abbiamo appena finito di mangiare. Un vero e proprio pranzo del sud, come mi hai insegnato te. Abbiamo anche mangiato la pastiera che mi hai dato. Certo, lo so, non sarà proprio del sud. Immagino che sono 3:20, voi sarete ancora al secondo, eh. Ricky, ma qual secondo? Io sono al limoncello. Come limoncello? Cioè, è finito prima di me. Ma che finita è finita, Ricky, ancora devo cominciare. So, saluta ai parenti, qua siamo a Castiglione. Abbiamo finito i parenti stretti. Poi dopo ci facciamo quella alla lontana, in giro al parco con gli amici. Ma se facciamo in fretta, il pranzo lo finiamo verso le 8:30 minimo. Ma si deve mangiare piano, che sta fretta per la miseria. Diglielo a questo giutoglione che si deve mangiare piano piano. Ricky, ma dai, ma poi lo sai che l'assaggio di pastiere si fa prima del pranzo. Perciò si chiama antipastiera, scusa, antipastiera, primo, secondo, contorno, frutta, pastiera, sana. Visto, finalmente siamo riusciti a organizzare una bella pasquetta all'aperto. Questo è uno dei prati più belli di Milano. Peccato per sta nebbia, però, che non si vede niente. Oh, ragazzi, ma qualcuno ha portato la carne? Sono vegano. Chi ha parlato? Ah, finalmente siamo riusciti a organizzare sta bella pasquetta all'aria aperta tutti insieme. Peccato solo sta nebbia, che non si vede niente proprio. Oh, e vuole zoccare, posto, ragazzi, che non riesco a capire. Perdonali, non sanno quello che mangiano. Ma come non sanno quello che mangiano? È pane e mortazza. L'hanno mozzicato, che l'ho fatto a lungo. Ha fatto pure la pasta che stanno. Che croce. Oh, bello, 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 bello. Sono fiera di essere terrona. Sì, assolutamente. Avete mangiato a Pasquetta? Sì, sì, sì. Lui ancora ricorda. Anzi, ieri proprio mi è successo di incontrare una ragazza nel vario giro a Pasquetta. Ovviamente spesso si fa il giro delle Pasquette degli altri. E nei vari giri c'era appunto una del nord che a un certo punto, tutta ubriaca, se ne esce e dice sti terroni e ci offende, no? E noi tutti quanti l'abbiamo guardata, abbiamo detto, ti sei divertita? Sì, sì, mi sono divertita. E allora che cosa vuoi? E ci ho preso proprio pesantemente. Cioè lei... Sì, perché non era d'accordo con le nostre tradizioni. Però veniva... Però veniva... È come Briatore che ha detto, esatto. Il sud però poi viene qua. Vabbè, viene ad aprire qui. Ma non fa niente. Fa bene Sirio a non mettere didascalie alle fotografie, perché insomma...
quelle fotografie sono tutta l'Italia, perché poi la tradizione contadina, come dicevi tu, c'è ovunque, c'è anche nella pianura padana, c'è anche in Trentino, alle Cinque Terre, però ecco, diciamo, tu prediligi quella della nostra terra per ovvi motivi, perché sì, è vero che sei nato in Svizzera, però sei comunque un po' figlio della nostra terra, no? Allora, io logicamente vivendo qua ho preferito fotografare le nostre tradizioni, anche perché ho iniziato questa ricerca perché ero andato da poco nel bellissimo mondo della fotografia nell'82, ho frequentato il Fotocine Kebert e ho fatto un corso di fotografia. Dopo il corso di fotografia che mi ha fatto scoprire questo bellissimo mondo, volevo continuare, mi sono dato una ricerca. E visto che, non so perché, ma mi sentivo molto vicino alla civiltà contadina, ho detto, beh, vediamo che cosa è rimasto del nostro patrimonio culturale. E così è nato il bellissimo viaggio nella nostra terra. E ora, nel 2017, è rimasto qualcosa ancora della civiltà contadina, secondo te, che sei un osservatore? Allora, pochi, ma pochi paesi. Tant'è vero, giorni fa, nell'andare nel subappennino a uno, ho trovato ancora un contadino sopra il mulo, però che parlava a telefono. Ah, insomma, era un po' il mulo era rimasto, però si è aggiunto il telefonino. Così non posso più fotografare le belle nostre signore anziane con i famosi vestiti larghi, con il maccaturo in terra. Oggigiorno tutte belle di moda. Maccaturo non ce n'è, non c'è più. Assolutamente. Adesso andiamo in pubblicità, dopo continueremo a vedere tutte le fotografie che ci ha portato. 081 33 00 35. A tra pochissimo. Supermercati Convi. La differenza in evidenza. Caseificio Delizia S.p.A. è molto attento a questi mutamenti di gusti, mantenendo così intatte le tipicità regionali pugliesi, prodotti solo da latte fresco, che grazie alla manualità dei nostri maestri casari creano dei veri gioielli del gusto. Una rete distributiva efficiente, che garantisce sempre assoluta freschezza del prodotto delizioso. Del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Dietro delle tagliatelle così ci sono sempre delle ottime uova fresche, di galline ovaiole libere di razzolare a terra e che si alimentano con cereali di qualità, fin da pulcini. Dietro il sapore di ogni piatto c'è tutto il sapore delle naturelle, vere uova italiane. I supermercati Convi vi portano a teatro e al cinema. Ogni giorno i telespettatori di Convi TV e di Teledauna, muniti di Fidelity Card che abbiano effettuato almeno 5 euro di spesa, potranno aggiudicarsi i biglietti per il cinema, il teatro o l'opera lirica. Nel palinsesto di Teledauna verrà pronunciata una parola chiave.
Basta annotarla e comunicarla con Vi sul sito www.comi.it. Ben 120 persone al mese potranno prendere posto a teatro o al cinema grazie all'estrazione quotidiana in diretta a casa con Vi, in onda dal lunedì al venerdì alle 15 sul canale 87 del Digitale Terrestre. I fortunati vincitori verranno nominati in trasmissione e assisteranno allo spettacolo a loro assegnato. Ma non è tutto! Con l'accredito al teatro, al termine dello spettacolo, sarà possibile accedere alle quinte per conoscere gli attori. Fare la spesa da Convi e seguire Teledauna conviene! Quando la pasta è pasta Granoro, è ottima anche con olio formaggio. Non la cambio per pochi centesimi. Se è Granoro, lo riconosci. Le strabilianti offerte con V le trovi solo nel nuovo numero del magazine. In questo numero, 4 chiacchiere in rosso nero con Francesco Deli e per lo spazio cucina, gita fuori porta, il fascino del picnic. Nutrizione, oggi parliamo delle mandorle. Lifestyle, via da casa dopo i 30 anni e non per sposarsi. Tempo libero, giardinaggio, Italia, quinto mercato al mondo. E in più gossip, news, attualità, eventi, mostre, sagre nella nostra provincia e non solo. E in più tutti i tuoi programmi TV preferiti. Tutto questo ed altro ancora, solo su Convi Magazine. Dicevamo che Piero però non sa fotografare. No, cioè io sono... mi piacerebbe moltissimo fotografare. Però cioè, se in automatico, fotografare con la macchietta in automatico non è fotografare secondo me, perché ecco, fotografare è cogliere la luce e saperla sfruttare e cogliere tantissime cose. Per esempio ieri che era nuvoloso, secondo me era un ottimo momento per fare delle fotografie, no? Sì, soprattutto per i ritratti. Infatti, invece immaginavo. Io devo dire che la cosa che odio di più è vedere dei posti meravigliosi dove magari è la prima volta che visito quei posti, e la cosa brutta è prendere la macchinetta, cercare di immortalare quel momento, quel posto, e vedere che i tuoi occhi vedono qualcosa di più rispetto a quello che riesci a fotografare. Secondo me vedono qualcosa di meno, invece. Nel senso che se non sai fare la foto, il posto sembra meno bello rispetto a quello che tu com'è? Stai vedendo. Com'è? Raccontacelo questo fenomeno. Secondo te com'è? Ecco, cercare di guardare una cosa che ti piace e poi renderla fotografica non è una cosa semplice, no? No, non è innanzitutto una cosa semplice. Capita pure a me certe volte. Ho da sentire che in quei momenti non siamo avere la predisposizione esatta per poter scattare. Però ci sono altri momenti che... fotografo e me ne vado a casa contento di aver fatto delle fotografie, in alcuni casi già sapendo che qualche bella foto l'ho realizzata. Certo, infatti. Oh, queste foto che stiamo vedendo sono realizzate non in digitale, in analogico? No, in analogico, bianco e nero puro. Ecco, bianco e nero puro, cioè non messo in Photoshop. HP5 e T-Max, il Kodak. Ah, ecco, quindi insomma... Due pellicole diverse, bianche e nere. Che più originale non si muore, diciamo. Certo. Ecco, questo significa che per realizzare delle foto del genere devi avere veramente la mano e l'occhio esperto, perché non puoi vedere, non sono ripetibili, insomma, no? Esatto. Allora, una cosa positiva del digitale è che quando scatti la foto la già vedi. Se non hai fatto bene la puoi rifare... Mentre nell'analogico questo non succedeva, però diciamo nel fotografare queste scene già quando mi hanno attirato l'attenzione
Già sapevo che sicuramente avevi fatto una bella foto. Anche perché non puoi scattare 3.000 foto, 3.000 foto uguali, perché insomma l'analogico, la pellicola costa. E cioè... In alcuni casi purtroppo sì, per esempio c'è quella di Francesco che mette fa merenda, che taglia il pane con il gatto. Quello ho fatto due o quattro scatti in più. Ah, ecco. E perché ho aspettato il gatto che... Allora, quella fotografia è nata perché il Francesco mi aveva invitato a una merenda, intorno alle 11 sono passato davanti a casa sua per salutarlo e lui mi ha invitato a entrare a fare merenda con lui con pane e prosciutto. Quella del bambino sempre. Poi dopo ho visto la scena che era bella, ho detto questa Francesco non mi di niente, la voglio fotografare. Certo. Allora mentre stavo fotografando, piano piano ho visto entrare dall'uscio della porta un gatto, ho detto speriamo che va sullo sgabello, speriamo che va sullo sgabello, tanto fatto che è andato sullo sgabello ho immortalato una scena del contadino con il gatto. Era destino, era sì, destino. Era destino. Oh. È come un po' l'amore a prima vista secondo me, nel senso che con le foto tu o riesci a cogliere quell'emozione oppure il tutto svanisce in un attimo. Sì, è così, è proprio, ripeto, in certi casi quando... Ah, ci sono stati anche casi cui io non ho fotografato per paura di rovinare tutta la scena, come il Venerdì Santo a Vico de Gargano. Un momento mi sono fermato a fotografare perché c'erano questi confraternite sì. Che cantavano il Miserere e io avevo paura che con il rumore dello scatto potevo rovinare il suono. Questo denota una grande sensibilità, una grande sensibilità. Abbiamo visto proprio una foto di processione, perché Sirio è un appassionato, questa è la processione a Troia delle Catene, sì, no? Che avviene ogni anno alle 10 in punto a Troia, partendo dalla chiesa di San Basilio. Possiamo chiedere a lui se sa il criterio secondo cui vengono scelti i confratelli. I penitenti. No, allora i penitenti sono 5 che si tramandano da padre in figlio. Ah, ecco. E nessuno può, devono stare 5 anni a fare la stessa penitenza e se devono vogliono smettere devono trovare qualcuno della stessa famiglia che devono fare. Ecco. Oh, è un voto che devono fare, che fanno verso Gesù che sta per morire. Oh, questa è un'immagine emblematica anche di quello della tua passione, perché tu sei un appassionato anche di, a parte di civiltà contadina, di riti, di tradizioni religiose, no? Sì. Allora, mi interessa anche io dal 82 a oggi porto avanti un progetto, la memoria del tempo. Ha tre argomenti: quella della civiltà contadina con i vecchi mestieri, la donna contadina perché ha avuto un suo ruolo e ha ancora tutto un ruolo importante nella nostra civiltà, e infine un calendario delle varie manifestazioni, perché noi abbiamo delle bellissime manifestazioni. Certo. E è giusto che vengano fatte conoscere, e nello stesso tempo in questa ultima parte è dedicato anche ai riti della Settimana Santa, che non, purtroppo quando si parla di Settimana Santa nel nostro territorio si parla solamente di San Marco in Lamis. Certo. Ma noi abbiamo riti della Settimana Santa che hanno nulla da togliere a quello di San Marco in Lamis. Assolutamente, tra l'altro noi giovedì ne abbiamo parlato, abbiamo proprio perché abbiamo presentato le catene, abbiamo presentato la processione del Venerdì Santo, a parte San Marco in Lamis, quella di Foggia, Vico del Gargano, quella di Foggia, dell'incontro tra la Dolorata. Ma abbiamo anche un sermone semidrammatico che proviene dal Medioevo a Rosetto Vaffottore. Rosetto Vaffottore è giunto a noi come le facchie attraverso la transumanza. Uh-huh. Abbiamo il Cristo Rosso di Cerignola, bellissimo, è un atto incappucciato che nessuno conosce l'identità, ma che ispira anche lui un voto fatto, ecco. Unito a quello di Ottanova. Di processioni bellissime ne abbiamo. È vero, solo che in effetti molte sono più conosciute delle altre, forse erroneamente, o forse perché quei paesi sono riusciti a promuovere meglio. Da una parte sono riusciti a promuovere meglio, senza sapere che purtroppo non sempre uno solo può fare, è bello far conoscere varie pacchette, anche perché nel lontano 85-87 l'amministrazione provinciale fece la famosa carta telefonica. Uh-huh. Quando noi promettiamo mari e monti non diciamo fesserie. Ah, mi ricordo. E noi abbiamo anche i monti Dauni,
che possono essere un'offerta turistica per il periodo primaverile, da nulla togliere, certo. Niente, al Gargano, ecco. Ricordo delle foto bellissime su quelle carte telefoniche, quella del mare era di sì. Baia dei Mergoli, vicino Mattinata, ed era bellissima, dei Monti Dauni anche, no, molte erano veramente belle. Ma eri anche tu l'autore di alcune di quelle foto? No, io ho collaborato con l'amministrazione, in modo particolare con il dottor Geppinsera, responsabile dell'ufficio stampa, per informazioni turistiche. Ecco. Questa che cos'è invece? Allora, questa è la famosa Via Crucis di Anzano, di Accadia. Ah, di Accadia. Di Accadia. Ecco, ed è insolitamente a colori. Sì, perché diciamo che dove vedo il colore scatto a colore, preferisco il colore. Anche perché diciamo che... Questo è il famoso Cristo Rosso di Cerignola. Questo che dicevamo prima. Anche perché diciamo, in questo caso, parlando di Settimana Santa, quindi di sofferenze, il rosso dà un suo messaggio, no? Sì, ci fa avvicina molto di più alla passione di Nostro Signore. Vero, ecco, vero. Il rosso. Ma com'è nata questa passione che ci ha fatto poi tutti questi regali? La passione è nata dopo un corso di fotografia e dovevo continuare anche perché il fotocinecame, attraverso il suo presidente di allora, Enrico Colamaria, mi è riuscito a trasmettere. Allora, ripeto, mi sono dato un tema che mi era molto da vicino, la civiltà contadina, perché mi piaceva. Già avevo letto alcuni libri sulla civiltà contadina, ho detto, beh, allora proviamo a vedere che cosa è rimasto del nostro patrimonio e partiamo. Sono partito, man mano che andavo avanti, sono nate mille difficoltà, ma ci sono stati dei momenti che, lo dico con tutta sincerità, ho toccato il cielo con un dito. Questo soprattutto grazie alla gente. Ma si può dire che in certi momenti, diciamo, fare fotografie è proprio uno sfogo? Magari ci sono periodi un po' bui e questa cosa riesce a... Allora, il periodo buio c'è stato perché in quel periodo dall'82 fino all'89, io fino al 99 sono stato disoccupato e considero un po' un periodo buio, anche se mi sono sempre dato da fare con qualche altro lavoretto. Però per me non è stato nessuno sfogo, anzi la fotografia mi ha salvato da non essere nessuno, cioè a dipendermi dalla società come ci sono occupato, mi sono trovato a fare un lavoro che credo di aver fatto, di essere stato utile alla società, perché grazie a questo patrimonio che ormai non si trova più, immagini queste sono ormai scomparse, la provincia di Foggia ha un archivio fotografico non indifferente da atti e archivi fotografici ben pochi che ci sono in Italia. Meraviglioso, è come se attraverso la lente noi riuscissimo a vedere un mondo che magari ci pare oscuro e invece è meraviglioso. È così, perché anch'io ancora oggi attingo alcuni miei momenti di vita alle mie fotografie. Mi spiego meglio, per esempio questa fotografia di Francesco che sta preparando il pane con il gatto, era il momento in cui mi aveva invitato a far merenda con lui. Beh, ho imparato che attraverso la semplicità si può vivere tranquillamente. Non è vero. E sto cercando di fare uno dei miei cardini essenziali, principali, la semplicità. Ecco, vediamo qualche altra immagine, regia, vediamo se riusciamo a zoomare. Eccole qua. Ora poi arrivo. Tra l'altro in tutte queste foto, a parte gli artifici che ci possono essere magari dovuti alla modernità, comunque io non vedo nessuna immagine anche nelle donne, non vedo donne truccate o donne appunto modificate, è appunto la semplicità più pura, la bellezza dell'essere umano così com'è. Ecco una immagine, proprio come dicevi tu, della tradizione contadina, c'era il ciucciarello ancora. Fino a pochi anni fa c'erano ancora dei ciucci. Qui è sempre lo stesso fattore come immagine, oggi purtroppo sono scomparsi da quelle parti, ma li possiamo trovare ancora su Gargano oppure andando a Panni. Sì, possiamo trovare. A Vico c'è ancora qualcuno. Sì, questa è una signora di Anzano di Puglia che mi ha fatto fare una semplice fotografia che all'inizio io l'avevo scattata, poi il chrisette di Foggia, di Via Lecce, con Michele Loffredo, fu presa per fare l'immagine del manifesto della mia prima mostra fotografica. Ah, ecco.
Vabbè, questa è l'immagine simbolo anche della nostra terra, visto che siamo terra di transumanza, no? Sì. Eccola qui, vediamola. Meraviglioso. Eccola, scusate, l'ho fatta vedere. Ecco qua. Devo dire, io mi emoziono sempre quando vado in giro per il nostro territorio con la macchina e mi capita di vedere una scena del genere. Dove è stata scattata questa? Per sbaglio, verso Lucera e Pietramonte Corvino, ho detto per sbaglio perché avevo sbagliato strada. Io non guido, però l'amica aveva sbagliato strada e mi è apparsa questa scena, l'ho fatto fermare, sono sceso dalla macchina, veramente devo dire, a fortuna perché non avevo messo niente, l'avevo fatto per non perdere l'attimo. E questo invece? Questo è il famoso Masto d'Ascia, Pasquale Russo, che stava di fronte a San Pasquale, un famoso masso carriera. Ah, ecco. Era colui che costruiva i carri qui a Foggia. Quindi parliamo di Foggia sempre. Sì. E invece questo è Roseto ancora, no? Questa foto qui. Sì, questo è il signore si chiamava Antonio Bozzelli, è stato uno dei signori che insieme con la moglie mi ospitavano a casa loro. Ancora oggi la moglie quando vado a Roseto decide che la prima tappa sia a casa sua perché mi deve preparare il caffè. Guarda la fotografia, quanti regali può fare, immagini stupende, rapporti con le persone che poi diventano duraturi nel tempo, diventano appunto una seconda famiglia. Sì, perché dopo tutto, non so perché, ma è nato con parecchi soggetti fotografici, è nato un senso di familiarità che è la mia abitudine. Ora non tanto per vari motivi, perché purtroppo la vita ci comporta avere poco tempo, però quando sono libero cerco di, per esempio di andare a Roseto, specialmente vicino alle festività, di andare a Roseto per dare gli auguri agli amici. Certo. Ecco. Voi siete sposato, sì. Ma possiamo dire che che forse la macchinetta fotografica è stata con voi più tempo. Stai mettendo proprio un dito nella piaga. Giusto quello. No, perché mia moglie me lo ricorda. Tu non hai sposato me, ma la macchinetta. Perché ogni volta comunque per cogliere questi momenti, quando si sbaglia strada, vuol dire che la macchinetta è sempre presente con voi. Allora, io la macchinetta, eccetto quando mi recco al lavoro, me la porto dietro. Perché veramente si può cogliere degli attimi che sono irripetibili, non è che posso, eccetto per esempio di quei due vecchietti che poco fa abbiamo visto. Sì, ecco, fino a una decina di anni fa a mezzogiorno si poteva Roseto, si poteva assistere con la scena. Tant'è vero, il primo giorno avevo finito di fotografare, mi sono portato nella parte un po' alta del paese per comprarmi un pezzo di pizza e aspettare l'orario di prendere il pullman di ritorno. Ho visto vicino a un vicoletto un vecchietto, ma che bel vicoletto, il vecchietto sta là, però peccato, se il vecchietto si potesse alzare, facesse una camminata nel vicoletto, sarebbe una cosa bella. Al suonare del mezzogiorno, vidi uscire da una casa la moglie, che lo stava andando a prendere per portarla a casa per pranzare, e presi la macchinetta per fotografare e mi accorsi che non avevo più un fotogramma disponibile. Ah. Era finito il rullino. Allora, durante il viaggio ho pensato che la miglior cosa era di ritornare il giorno dopo a Roseto, cosa che ho fatto. Mi sono appostato sempre al posto e nel mettere a fuoco sia il vicoletto e prendere la giusta esposizione ho aspettato mezzogiorno. Ho visto ripetersi la scena e ho immortalato la scena. Ecco, quindi non è una scena, anche in questo caso, artefatto, cioè nel senso non sei andato dalle vecchiette a dire fatevi una no, passeggiata, no, perché altrimenti si sarebbe persa no, la poesia. Io cerco di... Allora, ci sono foto cui io sono dovuto intervenire... Con delle indicazioni. Con delle indicazioni, ma il 99% sono tutte quante fatte dagli anziani, dai soggetti fotografici. Io non cerco di dialogare, cerco di essere meno... dalle disturbo possibile e nello stesso tempo creare anche un bellissimo rapporto con il soggetto. Bello, bello. Consiglio Taddei, ogni foto è un'emozione diversa, lo devo dire. Davvero, ma vediamo. È una storia diversa e un'emozione diversa, è vero. Vediamo un altro video simpatico però. Io ho desiderato con tutto il mio cuore di mangiare questa Pasqua con voi.
È per questa Pasqua che io sono venuto al mondo. E non è bello potersi guardare in faccia? Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Prendete e mangiatene tutti. Scusate ragazzi, cosa non vi è chiaro nella frase «Questo è il mio corpo!» Prendete e mangiatene tutti! Maestro, senza offesa, per carità, io non so gli altri, ma sono vegano. Vegano? Ragazzi, non la sottovalutiamo questa cosa. Per esempio, sono diventato fruttariano. Hai provato il fruttariano? Io sono centrifuga. Bardo. No, maestro, io sono celiaco. Beati coloro che vivono nel regno dei celiaci. Vai, no, vai, è che c'ho un sacco di intolleranze. Io ti perdono, non ti preoccupare. Pietro, questo è il corpo. Offerto in sacrificio per un pezzettino. Amore! No, ma che Gesù! Sto con Bartolo al ristorante quello macrobiotico. Niente carboidrati. Sto facendo una dieta dissociata. E su questa dieta edificherai la mia chiesa. No, solo proteine. Solo, ma non solo. Lo vedo a Gesù, quello è fissato col pane. Quello ne compra uno e lo moltiplica. Il pastore sarà percosso e le pecore si disperderanno. Una certa età sarà buono. Il pastore sarà percosso e le pecore si disperderanno. E basta! Basta! Ma è possibile che non riesca a organizzare un'ultima cena? E una volta i cellulari, e mo' il cibo, e non riesco a mettere d'accordo un cristiano! Allora, questo è il corpo e questo è il sangue, i che sta tengo? Ma io mica posso fare 13 menù! E la metafora, la semplicità, l'umiltà! Se volevo organizzare una cosa fatta bene, ce ne andavamo sulla via di Damasco, no? Offerto in sacrificio per voi! Offerto! E di chi? Pure per educazione. Uno se lo prende, poi non se lo mangia, ma almeno lo accetta. Dice, facciamo la festa a chi sta. Tanto mo se ne va. Ma avete capito che me ne vado? O oh, no? E me ne devo andare a stomaco vuoto, sì? Azzimo! Basta, non si mangia più. Va bene? Ci guardiamo in faccia. Bartolo! Oggi non si mangia. A letto senza ultima cena. Ma che? Ma chi ha ordinato il dolce? Giuda! Ma fa piacere! Semplicità, umiltà, fai cagaba così e te ne vieni col dolce a tradimento! Scariota! Sparecchiate tutto! Finita l'ultima cena! Forza, tutto a casa! Giovane, facciamo alla romana! Dai! Yeah. Convivi portano a teatro e al cinema. Ogni giorno i telespettatori di Convi TV e di Teledauna, muniti di Fidelity Card che abbiano effettuato almeno 5 euro di spesa, potranno aggiudicarsi biglietti per il cinema, il teatro o l'opera lirica. Nel palinsesto di Teledauna verrà pronunciata una parola chiave. Basta annotarla e comunicarla a Convi sul sito www.convi.it. Ben 120 persone al mese potranno prendere posto a teatro o al cinema grazie all'estrazione quotidiana in diretta a Casa Convi, in onda dal lunedì al venerdì alle 15 sul canale 87 del Digitale Terrestre. I fortunati vincitori verranno nominati in trasmissione e assisteranno allo spettacolo a loro assegnato. Ma non è tutto! Con l'accredito al teatro, al termine dello spettacolo, sarà possibile accedere alle quinte per conoscere gli attori.
fare la spesa da Convi e seguire Teledauna conviene! Eccoci qui, siamo tornati. Partiamo subito con il gioco perché avete capito bene tutte le istruzioni per partecipare al nostro Convica Spettacolo. Vediamo la lista degli iscritti di oggi, che sono ben 60. 60! Perché da venerdì diciamo che avete avuto molto tempo per fare la spesa, iscrivervi, poi c'è stata Pasqua, quindi siete stati tantissimi. Eccoli qua. Nella prima riga vedete la parola chiave, che era cappuccino, e di fianco il vostro cognome e il vostro nome. Potete trovarlo. Se invece, come sappiamo, avete fatto la spesa stamattina e non avete fatto in tempo ad iscrivervi a Convica Spettacolo, abbiamo una nuova parola chiave per voi, perché fino a giugno continueremo a farvi tanti di quei regali che alla fine sarete voi a dirci basta. Vero, vero, vero. La parola chiave di oggi è Iris. Iris. E sarà valida fino a mezzogiorno di domani, 19 aprile 2017, che è mercoledì, ricordiamolo. Bene. Potete andare sul sito www.combi.it e trovare tutte le istruzioni. Tutte le istruzioni. Bene, allora vediamo le palline. Oggi sono uguali, pari numero per me e per te. Oh, che bello. Oh, che bello. Tu l'hai avuto l'ovetto a Pasqua? Io lo... no, perché è l'ovetto che ha avuto me, mi ha preso possesso di me. Perché te lo sei mangiato tutto? È già finito il nostro ovetto, purtroppo. Queste invece sono le uniche uova che ho avuto io. Ah, non hai avuto l'ovetto? No, nessuno me l'ha regalato. Evidentemente sono stata cattiva. Sei stata cattiva. Hai avuto l'ovetto di carbone. L'urna è vuota. Mettiamo le palline. Ecco qua, voilà. Perfetto. Eccolo qua. A questo punto mescoliamo un po'. Allora vi regaliamo due biglietti per lo spettacolo. Non se ne esce mai da imbarazzo. 23 aprile alle ore 20:30, Teatro Reggio di Capitanata, a cura della compagnia teatrale Enarchè. Vai Sara. Il numero vincente è il numero 12. Numero 12, Alfredo Zizzo. Alfredo Zizzo, complimenti, hai vinto due biglietti per Non se ne esce mai da imbarazzo. Del 23 aprile. Al Adesso invece due biglietti per lo spettacolo Il Barbiere di Siviglia, che si terrà il 12 maggio alle 20:30 presso il Teatro Umberto Giordano. Gli amici della Lirica fanno questo invito all'opera che è davvero particolare, che vi aiuta ad avvicinarvi sempre di più al mondo della lirica. Oh, che bel vivere, che bel piacere! Oh. Ecco qui. Finirà questo supplizio. Numero 8. Numero 8, Giacinto Rucci, complimenti! Puoi andare a vedere Il Barbiere. Il Barbiere. E a questo punto invece vi regaliamo due biglietti per uno spettacolo a vostra scelta da lunedì fino a domenica prossima. Potete andare presso la Città del Cinema, l'orario lo scegliete voi, lo spettacolo anche. Avete due biglietti. Il numero è il 38. Numero 38, che corrisponde a Dora Macchiarola. Dora Macchiarola, brava, hai vinto due biglietti per la Città del Cinema. Vi ricordiamo che dovete chiamarci dalle 17 di quest'oggi al numero 335 79 85 998 per dire che siete voi i vincitori di Comica Spettacolo. Se non ci chiamate entro venerdì perdete i vostri biglietti, che verranno rimessi in palio. Non ho altro da dirvi se non continuate comunque a seguirci, perché continueremo ad esplorare il mondo della fotografia attraverso l'amore e la passione dimostrata da Ciro Taddei. Ecco qua, un'altra foto bellissima, anche buonissima se posso dire. La mia, vediamola, eccola qua. Sempre a Roseto, Sirio? Sì, sempre a Roseto. Fausto Fiorillo, uno dei primi soggetti fotografici di Roseto. 19 settembre 1983. Si ricordi tutto, anche le date? Quasi tutto, perché sono incontri indimenticabili. Questo è un Casaro? Sì, sempre a Roseto, il famoso signor Giuseppe Falcone. Ah, ecco. Quindi dicevamo prima, voi avete fatto anche delle mostre. Sì, mostre fotografiche diverse, Galleria d'Arte Moderna, Amministrazione Provinciale, Palazzetto dell'Arte, alcuni a Roseto va fottore. Devo dire che per l'impegno e la passione e l'amore dimostrato, Roseto Valfortore come minimo dovrebbe intitolare una via.
una cittadinanza onoraria, diciamo. Allora, devo dire una cosa. Non ci tengo tanto a queste cose, ma già il fatto di avere l'amicizia della gente di Roseto Vaffottore già è già qualcosa di bello. È vero, un'ottima è riconoscenza. È un'ottima riconoscenza. E questo intrecciatore di cipolle? Questo qua l'ho fatto a... Zapponeto Margherita? No, a Ossara di Puglia. Ah, Ossara. Che non c'entra niente in realtà con le cipolle, però... Era periodo di agosto, inizio di settembre. È il periodo in cui si mettono le cipolle fuori ad arsiccare. Devo dire, sarebbe strano trovare qualcuno che immortalasse invece i ragazzi di oggi. Io mi chiedo, un domani, quando riguarderemo le foto, quale poesia potremo mai trovare nelle immagini che vediamo continuamente per strada? Zero, sono solo col telefono. Zero, solamente delusione, perché tanta delusione, perché basta vedere, anche senza nessun utilizzo della macchinetta fotografica, il fatto che parecchi giovani camminano insieme, sia uomo o donna, tutte e due che stanno chattando con il proprio telefonino. E magari chattano che... anche tra di loro, però ecco. Tra l'altro, visto che avevi detto una cosa giusta su Roseto e su eventuali premi, a luglio 2013 proprio Roseto ha donato una targa a Sirio con la seguente motivazione: in occasione dei 30 anni di attività fotografica si ringrazia Sirio Taddei per aver divulgato con amorevole affetto usi, costumi e tradizioni del nostro paese. Beh, questo avvenimento ha fatto nascere una bella emozione. È stato un atto, un momento che io non mi dimenticherò mai di Roseto Vaffottore, ma per me devo dire una cosa, ripeto, forse sembrerò un po', come dire, non sincero, perché oggigiorno tutti quanti corriamo dietro a delle onorificenze, però ripeto, a me solamente di aver ricevuto certe amicizie allo Roseto Vaffottore sono già che contento, anche perché amicizie che nei momenti più, racconto un episodio, mi sono recato nell'85 a Roseto per la festa del Carmine, l'ultima domenica di luglio, mi ero dimenticato di prenotare una stanza in albergo. E arrivare in paese nel pomeriggio ho scoperto che purtroppo tutte le stanze erano occupate. E a un certo momento mi sono rivolto da un signore che conoscevo, il quale ha detto: Sirio, non preoccuparti, mo vediamo come darti una mano. Telefonò ai genitori che purtroppo in quel periodo erano qui a Foggia per un delicato intervento chirurgico, e questo signore ebbe dai propri genitori il permesso di prepararmi una stanza in casa dei genitori. Ah, il massimo dell'accoglienza. Il massimo dell'accoglienza, però in un momento molto critico di questi signori qua, del signore Antonio Bozzelli, il famoso scappellino. Ah, ecco, ecco. Beh, pensavo, quindi tutto è collegato, tutto è collegato. Continuiamo a vedere... un'altra immagine emblematica della nostra civiltà contadina: prima si ammazzava il maiale, ecco, nevicava in quel momento, no? Sì, è il momento migliore per ammazzare il maiale, no? Sì, il momento migliore è stato anche un bellissimo momento, perché ebbi notizie, mentre stavo scattando questa foto, che non potevo ritornare a casa. Ah. Però, come al solito, la Divina Provvidenza mi ha aperto il portone. In che senso? Fui ospite della signora per il pranzo, perché dopo l'uccisione del maiale avviene il pranzo. Una festa. Poi la signora mi preparò una stanza sopra, dove c'era un bellissimo camino, una bella vista della valle, e potei così riposarmi per la notte e il giorno dopo riprendere la strada per casa. Che meraviglia, ormai è casa sua Roseto. E devo dire che il pranzo iniziò verso l'una e finì intorno alle 19:30-20 di sera. Ecco, prima, quando si ammazzava il maiale, si riunivano le famiglie, sì. Era una vera e propria festa, anche perché i primi scarti della macellazione del maiale si cucinavano lì, si faceva il soffritto, era una cosa... Il sanguinaccio. Quanto siete geloso delle vostre foto? Moltissimo, perché ogni momento mi racconta sempre
qualcosa che ormai mi appartiene. Diciamo, ecco, sveliamo un retroscena, lo diciamo perché sembra una cosa grottesca, ma in realtà è giusta. Noi ve le stiamo facendo vedere così le fotografie, perché purtroppo c'è ancora questo malvezzo, non dico foggiano, malvezzo generale di rubarle le fotografie. Di pubblicarle allora, senza mettere il nome dell'autore. Esatto. Contattare l'autore, perché vicino a queste immagini c'è stato, tra virgolette, una spesa. Certo. Ora io non è che chissà, però almeno quello che ho speso voglio ritornare indietro, anche perché con quello utilizzo per altre cose. Assolutamente. In alcuni casi faccio anche didattica scolastica, dove metto a disposizione delle coppe per far vincere dei premi ai bambini, per incitare. Ma anche se non lo facessi, le fotografie sono proprietà intellettuale personale, cioè sono fatte da te, quindi perché qualcun altro le deve utilizzare? Allora, è capitato tante volte, io per il mio mestiere ho avuto a che fare con tanti fotografi che si lamentano di questo fatto, le loro fotografie vanno a finire su giornali, siti internet, senza citare la fonte, e tra l'altro non è sempre lecito soltanto citare la fonte, perché ripeto, queste sono foto scattate da lui, se lui le volesse vendere così non le venderebbe, anche se non è il suo caso, quindi c'è ancora questo malvezzo di rubarle? Purtroppo sì, oltre a pubblicare, fin quando uno li pubblica ancora uno ci può passare, ma vedere dopo dei tagli orrendi che rovinano l'immagine e allora ti mandano ancora, ti fanno più innervosire. Assolutamente, assolutamente. Ogni foto è come se fosse un figlio, no? Certo. Quindi rubarlo, rapirlo non è una cosa molto bella. Abbiamo ancora un video, è la Pasqua. E ancora, porta ancora i suoi strascichi, vediamolo. Che facciamo a Pasquetta? E che cos'è Pasquetta? Dal regista di Colazione a Betlemme. Vedo che quando si tratta di mangiare siete tutti disponibili. Sì, sì, dico a te, Garibaldi. Voglio annunciarvi che abbiamo trovato la villa. Possiamo organizzarci per Pasquetta. Quando la Pasqua non era una Pasqua. Orsu dunque, che carne ordiniamo? Ma che carne è carne? Io sono vegetariano! Io sono vegano! E io sono fruttariano! Io sono crudista! Io sono vegetariano, ma mangio pesce! Questa è l'ultima cena che vi organizzo. Memo, non dire così. Ma questi non mangiano un cavolo. Ho sentito che gli altri si stanno organizzando per Pasquetta. Lo so, l'ho letto su Facebook. Con voi è impossibile decidere, basta! Vi metto a pane e vino! Oh, io sono astemio e pure celiaco! Quando il sopravvento prende i dubbi. Ma perché non provare l'hamburger di soia? La brace è accesa! Ce li hai i soldi per la spesa? Se tu spicci sta a far giudeo! E questo è per gli amici a cui dono pane e alici. Partiamo da casa mia! E invece agli amiconi do pane e lampacioni. Sacrifici. Raccomandazioni. Puntuali, mi raccomando. Menzogne. Qualcuno ha fatto la cresta alla spesa. E sei stato tu. E tu porta i palloni. Quando tutto ebbe inizio. Tazze e bicchieri alla salute dei cavalieri. Prendi la strada del castello, la seconda a destra sei arrivato. Bicchieri e tazze. Nessuno ha invitato le ragazze. La gente ricorderà questa Pasquetta nei secoli e nei secoli. Nella speranza che non piova. L'ultima apericena. Devo dire meraviglioso. Meraviglioso, assolutamente. E c'è una telefonata. Pronto? Ciao, sono Eva da Foggia. Ciao. Ciao Eva, come stai? Bene, bene. Come va? Che hai fatto a Pasqua e Pasquetta? Ti devo dire che siamo stati in casa. Mica hai mangiato la mela? No. No, no. Niente mele. Non l'hai offerta al marito? No. Oggi sì, oggi ci abbiamo mangiato le mele. L'hai offerta tu a tuo marito? E anche lui, sì, l'ha mangiato. Ci ha mangiato. Non gli ha insegnato niente la storia. Siamo niente. Finiti, dobbiamo lavorare, soffrire, siamo finiti. Vabbè, che dobbiamo fare?
E guarda la domanda che è capitata. Come si chiamavano i figli di Adamo ed Eva? Abele e Caino. Abele e Caino. Brava. Se non lo sa la mamma. Cioè, chiedere a Eva come si chiamano i figli. Allora hai vinto 3 confezioni da 1 litro di buon per te, bevanda di soia e riso. Puoi scegliere tu il gusto che più preferisci. Eccolo qua. Grazie. Naturalmente poi lo devi andare a ritirare lunedì, mercoledì e venerdì al supermercato Convidi via Giussani alla macchia gialla. Sì. A questo punto che cosa ci canti? Questo è il problema. Ma no, non che può problema, essere. Che problema, problema? Dimmi una canzone voi, ma non mi viene neanche in mente. Una così, canzone, eppur mi sono scordato di te, come ho fatto, non so. Le parole non me le ricordo. Una ragione. Una che si ricorda, aspettate, una che si ricorda, non se la ricorda. Qual è il tuo cantante preferito? Beh, Albano. Albano. È una di Albano, dai, cioè quella più famosa del film. Nel sole. E allora dai. Nel sole. Quando il sole tornerà. E la notte non verrà mai più. Ha cantato bene. Ma Eva. Eva, grazie per averci ricordato che esiste Albano. Ma proprio Albano è guarito. Sta Albano. Bene, come sta? Chissà. Speriamo che sta bene. Chissà, guarisci Albano, mi raccomando. Grazie per averci chiamato. Allora. Grazie. Ciao. E alla prossima. Volevo farvi vedere solo l'ultima foto, se è possibile. Certo, dopo l'ultima. Dopo l'ultima apericena. Di cosa l'ultima si tratta? Foto. C'era una che era proprio bella. Ma eccola. Tutte bellissime. Guardate quanto è bella questa. Eccola qua. Io sai che cosa ci farei con questa foto? No. Una locandina, qualcosa da esporre in città. Dove è stata scattata? A Roseto, immagino. Ecco, stavo dicendo, dove non è, c'è una non scattata a Roseto. Ma quest'uomo chi è? Francesco Romano. Francesco Romano. E che cos'è? Era un contadino? Era un contadino, sì. Però qui in questo caso si è messo in posa. Allora, sì, si è messo quasi in posa perché mi ha visto arrivare e mi si era affacciato per salutarmi e per invitarmi dopo alla famosa merenda con pane e il famoso vecchietto del pane quel famoso vecchietto e il salame, sì. Ma fantastico. Devo dire, comunque queste foto permettono appunto, come dicevi prima, di immortalare i momenti, però quando poi queste persone vengono a mancare, tutto il loro affetto, e guardare una foto, che emozioni vi dà? Allora, innanzitutto di vedere quelle foto, come avete potuto notare, io in alcuni momenti, come posso dire, mi sono un po' emozionato perché ho ricordato i momenti che ho trascorso con queste persone. Sono momenti indimenticabili, momenti che mi piacerebbe rivivere da capo, perché veramente sono stati momenti sinceri e belli. Poi anche perché Francesco, insieme con altri soggetti fotografici, erano gente semplice, non erano chissà grilli per la testa. Avevano grilli per la testa. Tant'è vero, ci sono altre, c'è una signora, mi pare che non l'ho portata, che nel lontano 88, in una mostra fotografica che avevo fatto per il dopolavoro ferroviario, il sindaco di Roseto le aveva comunicato che aveva visto esposto la fotografia del marito con l'asino e con la cappetta che si recava in campagna. La moglie mi aveva visto in paese, Sirio in mezzo alla piazza, Sirio, queste sono le chiavi di casa, vai a casa che ora arrivo subito, così ti preparo anche un caffè e ti do una bella cosa. E io sono andato a casa della signora, l'ho aspettata
La signora è arrivata subito dopo, mi ha preparato il caffè, è uscita fuori, è andata nel pollaio, ho sentito un rumore un poco strano, ed era il grido di qualche gallina che era stata tirata il collo, ed è andata con questa gallina e si è messa a pulirla, a spennarla. E dalla finestra della cucina entrava un filo di luce, che ha reso bellissima la scena. Tant'è vero, mentre stavo sorseggiando il caffè, ho visto la scena, ho lasciato il caffè, ho preso la macchinetta, ho detto, signora, non mi dica niente. Io la gallina me la porto a casa, però le devo fare la fotografia perché questa è una scena indimenticabile. Immagino. E ho immortalato la scena. Dopo che ho rimesso l'attrezzatura a posto, finito il caffè, la signora mi aveva messo la gallina bella pulita nella busta, ha fatto sì, però io sono io che ti devo chiedere una cosa a te. Signora, mi dica tutto. Senti, se per caso la fotografia è uscita bene, potevi avere due copie. Perché no? Dopo ho saputo che queste due copie erano per due figli che aveva fuori, uno in Francia e un altro in Australia. Posso dire con certezza, visto che a Roseto ha anche una comunità in Roseto, in Pennsylvania, in America, sì, è vero. Alcune delle mie fotografie stanno sparse nel mondo. Bellissimo, è una bellissima, è un'altra bellissima emozione. Ma quindi quello che mi fai capire è che tu praticamente vai in giro con la macchinetta, o no? Sì, io vado sempre, cerco di andare sempre in giro con la macchinetta perché trovo delle scene che poi dopo non dopo li posso rivedere, non sono ripetibili, certo. Come nel caso di quei due vecchietti che è stata una scena ripetibile per un certo lasso di tempo. È vero. A questo punto io devo fare una domanda un po' filosofica, però oh, Madonna. Diciamo che questa cosa mi interessa particolarmente. Come vede un fotografo il tempo? Attraverso le foto, il passato, il presente e il futuro, come questi elementi si uniscono? Fatto, veramente. Ed è sobria. Lei come vede il tempo? Io veramente, nel dare un'occhiata a queste foto, mi accorgo che purtroppo del tempo è passato. Però la semplicità delle mie fotografie non mi fanno troppo soffermare. Logicamente mi sto accorgendo che purtroppo quella bellissima reazione, c'è un vecchio proverbio che dice si stava bene quando si stava peggio, è proprio vero così. Io ancora oggi vedo che abbiamo quasi tutto, però la serenità nel volto di Francesco ancora oggi la devo cercare, la devo trovare. Ed ecco il perché nei paesini ci sono molti anziani, si muore più tardi, perché c'è meno stress, c'è ancora quella vita tranquilla, non c'è la competizione che c'è qui, lo stress che c'è qui, allora si stava meglio quando si stava peggio, loro sono rimasti a quando si stava meglio, quindi secondo me lì in quei paesini lui riesce a immortalare dei momenti che però sono sempre lì, cioè non muoiono. E lì è come tornare ogni volta indietro di 40 anni, 50 anni in quei paesini. Quello è secondo me il messaggio che vuoi dare tu anche con le tue foto, no? Certo, ma io per esempio sul posto di lavoro, logicamente io lavoro presso l'Università degli Studi di Foggia, lavoro nell'ufficio relazioni con il pubblico. Bisogna avere una certa condotta, però con il pubblico io non sono troppo rigido, mi piace presentarmi sorridente, nel dare qualche battuta, perché credo che innanzitutto perché mi servono a rompere il ghiaccio e creare meno ostacolo tra me e l'utenza, ma nello stesso tempo credo che nei modi più semplici si può raggiungere dei bellissimi fini. Nel mio caso lavorativo, raggiungimento a vedere l'utenza soddisfatta di aver ricevuto un ottimo servizio, visto che purtroppo oggigiorno si parla molto male dei dipendenti pubblici. Ma sì, però ecco, perché forse l'ignoranza porta a fare tutta l'erba un fascio. Ce ne sono tanti di dipendenti pubblici che timbrano le pecore nere e scappano, ce ne sono tanti. Però ci sono anche quelli, io conosco persone che veramente... Io non mi metto io in prima parte, però ho dei colleghi cui punti di riferimento che è bello vedere che se mi occorre qualcosa so che stanno là, mi danno una mano. Assolutamente. E certe volte io la mattina prendo servizio alle 7, non perché voglio arrivare prima e andarmene prima,
Ma perché? Cioè, ho quel seme, quella gioia di volere, di fare da capo, di raggiungere un bellissimo scopo. Andarmene via contento di aver soddisfatto l'utenza e di aver fatto un ottimo lavoro. Assolutamente. Da parte mia. Io tra l'altro sono figlio di dipendenti pubblici, anche tu. Anche quindi io. Insomma, e sono persone che... riusciamo ad arrivare sempre prima, mai dopo. Sì, insomma, devo dire che mia madre a volte io la chiamo, per esempio è il turno di pomeriggio come oggi, e la chiamo, magari lei finisce di lavorare alle 10, io la chiamo alle 11 che ancora non è tornata a casa e dico: mamma, ma che fine fa? E un attimo mi sto cambiando perché abbiamo continuato a lavorare. Quindi comunque sono persone che amano il proprio lavoro. Assolutamente, non si può dire che i dipendenti pubblici siano tutti così. Devo c'è una bella dire, parte sì. di deficienti, perché sono deficienti, vabbè, ma quelli sono anche nel privato. Devo dire che questa puntata mi sta insegnando, cioè mi sta facendo riflettere molto, mi sta insegnando che alla fine appunto bisognerebbe vivere come quando si scatta una fotografia, non lasciarsi mai scappare quell'attimo che è in quel momento e poi non si ripeterà mai più. Certo, ma anche di farci circondare da cose semplici, perché prima o poi, allora, ormai sappiamo tutto che c'è un inizio e una fine, perciò non è accumulando roba che tu te la puoi portare dietro, perché certo. ci vuole di più di un autocarro. E nello stesso tempo avere di più non ci fa altro che avere atti affanni. Allora, io certe volte mi sono domandato, nel stare a fare merenda con Francesco, nel vedere la sua casa semplice, spartana, ho visto che lui nella sua semplicità era l'uomo più felice, e mi sono accorto che veramente non avere chissà che cosa, ma vivere ogni giorno serenamente, nell'essere disponibile verso gli altri, nel imparare dagli altri, ma nel dare anche agli altri, si trova la propria felicità. Vero, vero. Bellissimo. Oggi abbiamo conosciuto un uomo che non solo è un bravo fotografo, ma è anche una brava persona. Una e non se persona. Ne trovano molte, devo dire, una persona veramente profonda. Non mi meraviglia che abbiate avuto tutta questa accoglienza a Roseto immagino. In altri posti. E quindi siamo veramente contenti. È arrivato il momento di salutarci, però, e ci dispiace veramente molto, perché parlare con lui si potrebbe chiacchierare fino a stasera. Sì, è una persona così pacata, che ti mette un senso di serenità come le sue e devo fotografie. Dire che mettere serenità a una persona come me è davvero non è facile, infatti, è una grande cosa, ecco, si può mettere nel curriculum. Allora domani invece con il gruppo Cinofilo Dauno parleremo di un progetto che avevamo presentato lo scorso anno, oggi vedremo com'è andato, quello di portare i cani in carcere, un progetto di bellissimo. Pet therapy fatto proprio nella casa circondariale di Foggia, e pare che ci siano stati veri e propri miracoli, nel senso che questi animali, questi quadrupedi, entrando nelle mura della casa circondariale, abbiano fatto... bene. Abbiamo svolto un ruolo terapico vero e proprio, perché molti detenuti hanno cambiato completamente il modo di vedere la vita. Lo scopriremo domani con i ragazzi del gruppo Cinofilo Dauno, quindi dell'ENCI, l'Internazionale Cinofilia Italiana. Io ringrazio, noi ringraziamo sì. Sirio Taddei, torna a trovarci quando vuoi, perché grazie. È veramente un piacere. Anch'io ringrazio voi per l'ospitalità che mi avete dato e l'ospitalità alla vostra gente di farsi conoscere ancora di più. È vero, andate sui Monti Dauni, andate nei paesini, non quelli soltanto rinomati, perché anche quello che sembra più brutto svela nei vicoli, in mezzo alle case, tra i marciapiedi, delle cose fantastiche, soprattutto voi ragazzi, invece state sempre con sto cellulare, guardatevi intorno, perché il mondo è bello e lo stiamo distruggendo proprio noi. Grazie, prego. E lasciare il cellulare a casa e portarsi dietro la macchinetta fotografica. La macchinetta fotografica. Qualunque essa sia una semplice reflex, o l'ultima insomma, vero. L'ultimo modello. Cioè io me la porto, ma proprio non ci riesco, ma imparerò. Ciao. Grazie a tutti, Sirio. Ci vediamo domani grazie alle 15. Grazie Sirio, grazie Sara. Ci vediamo domani alle 15, sempre su Canale 87, sempre qui con Casa con V. Ciao. Pago tutto, pago sempre. Ma poi penso che non ricevo mai. È tutto gratis, gratis.
se ne arrivo.